Ciao a tutti, oggi andremo a vedere come costruire il Monte Golgota, che è una delle scene della Passione di Cristo, all'interno del nostro presepe pasquale che abbiamo costruito insieme negli scorsi video. Vi lascio qui i link per andare a vedere gli altri video. Andiamo a vedere adesso tutti i passaggi. Ci serviranno due scatole di dimensioni diverse. Carta rocce, in questo caso plasmabile, abbiamo già fatto un video, vi lascio qui sopra il link. Scena del Golgota, carta coprente, muschio e licheni rossi. Per la prima cosa vado a incollare la scatola sopra l'altra. Io lo faccio con della colla calda, ma voi potete farlo con qualsiasi cosa vogliate. In questo modo, così da creare un gradino. Ora vado a coprire con la carta i due lati che saranno non coperti dalla carta roccia, ovvero questo e questo. Non preoccupatevi di lasciare buche o imperfezioni o pezzi di scotch visibili, perché tanto dopo andremo a metterci i licheni, il muschio e tante altre cose, quindi lo renderemo molto più bello di quello che sembra. Ok, adesso abbiamo coperto i due lati che ci servono ed è il turno della carta roccia plasmabile adesso. Ovviamente, essendo plasmabile, ci agevola nel lavoro. Dovremo andare a coprire un po' la cima della nostra montagna e sfruttare comunque il gradino per poi andarci a mettere magari un personaggio, un animale, o vediamo. Ecco qui la nostra montagna terminata. Ve la faccio vedere un po' da vicino. La carta roccia plasmabile fa davvero delle onde, delle pieghe troppo realistiche per me. Qua è pazzesco, è proprio davvero una montagna a tutti gli effetti, con tutte le scanalature. Come vi dicevo, io ho lasciato dei ripiani, anche di qui, per metterci magari delle pecorelle, ma in realtà, essendo molto rigida, la carta roccia plasmabile ci stanno tranquillamente anche in tutti i punti che volete. Passiamo alla parte per me più divertente, ovvero renderla il più carino possibile con il muschio, il teni, come fai alla fine, mettiamo le statuine. In studio ho trovato anche questo truciolato e con un pennello e la colla Vinavil vado ad attaccarlo qua sopra. Ed ecco il risultato finito. Adesso vi faccio vedere qualche ripresa da vicino. Il video finisce qui, per qualsiasi dubbio scrivetemi nei commenti che vi rispondo subito. Vi lascio tutti i link dei prodotti che ho utilizzato qui sotto nella descrizione e vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi nessun video. Tra l'altro, il prossimo video sarà un tour completo del presepe pasquale che vedete qui dietro, quindi vi farò vedere tutti i vari particolari, tutte le varie ambientazioni. Inoltre siamo sia su Facebook che su Instagram, quindi se non ci seguite andate subito a vedere i nostri canali. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.